raggio di consegne al comando carabinieri di Lecce. Lecce e Atalanta, arrestati due ultra. Scontro tra PD e l'assessore Macculi. Lecce già in viaggio per Siena. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la conferenza stampa tenutasi questa mattina al comando provinciale Carabinieri di Lecce. Oggetto dell'incontro questa volta non è stata una delle tante attività dell'arma, ma il saluto del colonnello Salvatore Gagliano. Sentiamo. Vi dico grazie, ripeto ancora a tutti, vi aspetto nella provincia di Ragusa. A fare gli onori di casa il comandante del comando provinciale Carabinieri di Lecce, Maurizio Ferla, che si è speso in parole di ringraziamento per la figura professionale e per la persona. Il grazie sincero e incondizionato va al colonnello Salvatore Gagliano, che dopo 3 anni di permanenza nel capoluogo salentino va via per prendere le redini del comando provinciale di Ragusa in Sicilia. Salvatore Gagliano è stato a capo del reparto operativo leccese e ha saputo tessere forti legami umani e professionali con l'intero territorio salentino. Sincera commozione questa mattina nella sala conferenze di Via Lupi, soprattutto quando il colonnello, senza soffermarsi su lunghi bilanci e resoconti, ha riconosciuto quanto importante sia stato il rapporto con il territorio e in particolare con i media. Una carriera lunga quella di Gagliano, spesa nei territori più difficili del nostro paese, da Napoli alla Sardegna, dalla Calabria alla Puglia ed oggi in Sicilia, a Ragusa, una provincia che da sempre vede una lotta costante con la malavita organizzata. Un ruolo di prima linea quindi che però non spaventa il nuovo comandante del Comando Provinciale Siciliano. Questa mattina al suo fianco all'incontro con la stampa anche il maggiore Saverio Lombardi, che prenderà il suo posto. Avvicendamenti fisiologici per chi indossa la divisa, ma pur sempre dal sapore nostalgico tra i grazie a chi se ne va e benvenuto a chi arriva. Passiamo alla cronaca. La partita Lecce-Atalanta ha visto tristi risvolti non soltanto dal punto di vista del risultato, mentre gli uomini della Digos nel corso della partita effettuavano servizio di vigilanza in borghese, hanno notato che dalla tifoseria della curva nord erano stati accesi 8 bengala, di cui alcuni lanciati verso il campo da gioco. Le telecamere non hanno lasciato scampo a Paolo Doria, 28enne di Trepuzzi. Il giovane è stato tratto in arresto subito dopo i 3 fischi dell'arbitro. Il riscontro video inoltre ha permesso di identificare il secondo giovane ultra, Pierpaolo Mazzotta, 23 anni, sempre di Trepuzzi, anche lui arrestato. Parliamo di politica. Una mozione presentata dai consiglieri provinciali del PD contro l'assessore Silvano Macculi, questo è l'oggetto della conferenza stampa tenutasi questa mattina in piazza Sant'Oronzo. Paolo Panico. In una piazza Sant'Oronzo appositamente allestita per ospitare la festa democratica organizzata dal PD, il consigliere Cosimo Durante, capogruppo provinciale, ha voluto presentare la mozione prospettata dal suo gruppo politico, più specificamente una richiesta al presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, di sollevare Silvano Macculi dall'incarico di assessore al bilancio. Aver indicato come responsabili principali del buco finanziario, attualmente riconosciuto in 12 milioni di euro, le precedenti amministrazioni targate Pellegrino Ria, ha così fatto reagire il Partito Democratico, che con la parlamentare Teresa Bellanova ha interrogato il governo. E la risposta del sottosegretario di Stato per l'Interno, Michele Davico, è stata chiara e nell'occasione ripetuta in conferenza dal partito e dallo stesso capogruppo Cosimo Durante. Siamo stanchi di vedere come la lealtà istituzionale è venuta meno da proprio per colpa dell'assessore Macculi, che continua a mistificare quelli che sono i veri atti, che persino il Ministero degli Interni ha dato ragione a quella che è stata una interrogazione presentata dall'onorevole Bellanova e da Lorenzo Ria stesso. Siamo certamente forti e consapevoli anche, ovviamente, che quella mozione ovviamente in consiglio avrà una certa discussione e molto probabilmente la logica dei numeri sarà quella che è. E ci auguriamo che il presidente Gabellone finalmente mostri coraggio, ma soprattutto esprima con convinzione un suo punto di vista, che dovrà essere quello della sfiducia ovviamente ad un assessore che non sta producendo, o meglio sta producendo solo danni alla provincia e a tutto il Salento. E non è tardata ad arrivare la replica dell'assessore al bilancio della provincia. Intervento fulmineo alla mozione sollevata dal Partito Democratico, quello di Silvano Macculi, che in una conferenza stampa di replica alla precedente, tenutasi presso la sala stampa di Palazzo Adorno, ha voluto nettamente smentire le perplessità, chiamiamole così, fatte emergere dal gruppo guidato dal consigliere Cosimo Durante. Ecco la smentita dell'assessore al bilancio della provincia di Lecce. Non è una mozione di sfiducia, che non è presentabile, ma è una richiesta al presidente Gabellone di
di contestazione dell'operato dell'assessore, quindi l'hanno trasformato. Quindi queste cose vanno precisate. Si stanno arrampicando sugli specchi. Oggi abbiamo distribuito una copia della risposta del sottosegretario Davigo, che per un mese hanno portato in giro come una ammissione di responsabilità da parte del Ministero, e se l'italiano non è contestabile, il sottosegretario non sta certamente in quella risposta che voi avete copia, non dice certamente che è la colpa del Ministero. Quindi, come vedete, montano delle accuse su documenti inesistenti, prendendo stralci di dichiarazioni del sottosegretario virgolettate, e questo è veramente scorretto non solo nei nostri confronti, non solo nei confronti dei cittadini salentini, ma soprattutto nei confronti del sottosegretario Davigo. Non è che l'ha manomessa, non c'è scritto dal 2010. Il sottosegretario Davigo dice c'è un errore, evidentemente è potuto stato un errore di aggiornamento derivante dal mancato aggiornamento del sito sulla sezione dei pagamenti, però dice pur tuttavia gli uffici finanziari della provincia, con la documentazione cartacea che hanno, non possono sbagliare, ma non nel 2010, sempre, ma questo vale per la provincia di Lecce, vale per qualsiasi piccolo comune e per qualsiasi altro ente. Cioè, quando il Ministero assegna le spettanze, sono quelle, e per la provincia di Lecce sono inalterate da ottobre 2001. Ogni mandato di pagamento che viene fatto non è che lo mandano per cartolina, lo mandano con un bonifico bancario e con una documentazione che va semplicemente sommata l'una dietro l'altra e si vede se i totali corrispondono. Ed ora la pubblicità, a dopo con lo sport. Bartoni, cucine e living. Distinguersi con stile, scegliendo la qualità del Made in Italy al miglior prezzo. Cucine Aria Giorno, Statale 101 Lecce Gallipoli, zona industriale L'Equile. Telefono 0832 26 30 35. Bartoni, cucine e living. Il Made in Italy al prezzo migliore. Ultimo allenamento per i giallorossi questa mattina, partiti già per Siena. Slitta ancora l'esordio di Oddo. Luigi Taurino. Dopo la sconfitta di mercoledì contro l'Atalanta, i giallorossi hanno ripreso immediatamente gli allenamenti ieri allo stadio Via del Mare per preparare la trasferta di Siena. Mister Di Francesco ha diviso i giocatori in due gruppi e chi ha disputato la gara contro i nerazzurri ha svolto un lavoro più leggero. Secondo me, contro l'Atalanta abbiamo disputato un grandissimo primo tempo sotto il profilo del gioco e dell'intensità, ha affermato l'attaccante Pasquato. Nella seconda frazione di gioco, per il fatto di aver speso tanto nel primo tempo e per essere rimasti in 10, abbiamo sofferto un po'. Dobbiamo crescere come gruppo, nel darci ancora di più una mano nei momenti critici che ci sono durante una partita. A Siena, ha concluso, ci attende uno scontro diretto, anche se per me è un discorso relativo, nel senso che dobbiamo affrontare ogni gara con la stessa mentalità, a prescindere dall'avversario. Questa mattina, allenamento di rifinitura, subito dopo, diramazione dei convocati e partenza per Siena. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani.